ho le manette col pelo, ho le infraditorose di allora. Ciao, sono Wolfie! Ecco, un abbraccio a Wolfie. Accogliamo sul palco ora la classe seconda della scuola primaria Alfredo Di Dio e un Navasso! Un applauso! E ho un momento perché vogliono fare una cosa, chiara, tu non lo sai quando lo fanno da qua. Venite, venite qua ragazzi, venite qua, fino qua, fino qua. Oh, ma che faccia da furbo! Ma che faccia da furbo! Eh? Eh sì! Come ti chiami? Io! Oh, se non c'è voglia di stare qui, dino! Vogliamo anche... Allora, venite un po' più avanti da questa parte, venite di qua. Adesso voglio parlare ancora con la dottoressa Sepe. Io voglio precisare ancora una volta, io scherzo con la polizia stradale, scherzo con le maestre, ma rispettate le regole, ok? La polizia stradale io li conosco da tanti anni, sia nella vita privata che sul lavoro, ok? Però li rispetto, sono i nostri angeli custodi. Adesso sto iniziando a conoscere la dottoressa Sepe, mi ha messo un lettino fino alla camera di sicurezza, va bene? Poi quando li vedete come lui, lui è finto, ok? Lui non può essere con una faccia. Lui è il benzinario della polizia e l'hanno messo. Non ha sotto una tuta da meccanico. Vabbè, dottoressa Sepe, parliamo di una cosa importante dedicata agli adulti, ok? Adulti, ascoltate bene, questo è un progetto a cui io tengo molto, perché naturalmente ogni fine settimana mi capita di incontrarvi. Azzurro sicurezza stradale anche per gli adulti. Abbiamo un percorso che potrete fare con i nostri occhiali che simulano la guida in stato di ebbrezza. Quindi a seconda della diversa quantità di alcol che si è ingerito, simuleremo quelle che sono le difficoltà di coordinamento motorio. Quindi le difficoltà di chi dopo una serata e dopo aver bevuto ha difficoltà quindi a mettersi alla guida. Vi aspettiamo per raggiungere una consapevolezza diversa su quelli che sono i rischi dell'abuso dell'alcol. Io anche senza occhiali, dottoressa, eh? Che bello stemma. Dicevo, no, è molto importante questa cosa, fate gli scherzi, provate, è una sensazione incredibile. L'unico che riesce a capire come funziona anche senza occhiali è quella ragazzone. Cioè, è andato a fare la prova e comunque anche con solo 2 bicchieri di vino vi fanno vedere, è veramente particolare quello che provo io ogni volta che esco in macchina, ok? A parte gli scherzi, allora bimbi, mi raccomando, prima si è parlato di un amico che guida, io è vero, poi c'è l'amico, giusto, che okay, il cosiddetto il bomb, a parte gli scherzi che ci fa Andreino, consigliamo ai giovanissimi che escono in gruppo di scegliere a turno, quindi per quella serata, la persona che decide, sceglie consapevolmente di non bere per riportare tutti a casa. Quindi non si tratta semplicemente di non incorrere in una sanzione amministrativa, in una contravvenzione, ma scegliamo di tutelare la nostra economia personale, la vita. Esatto, il cosiddetto Bob, anch'io ce l'ho sempre un amico che è Bob, il problema è che è Bob Marley, non beve ma sa passare il gatto. No, scusate, l'ho detto, sono andati in macchina, però non so. Quindi, vi stiamo dicendo, è importante, velocissimi che non abbiamo tanto tempo, iniziate ad andare in giro in bici voi, giusto? Quando andate in bici, anche se non è obbligatorio, dovete indossare il... Non ho capito, il... Il casco, perché se cadete, vi fate male, picchiate la testa, cosa può succedere? Che diventate come me. Ed è un segreto. A parte gli scherzi, bimbi, anche per voi, il premio, la mascotte, Wolfie, l'attestato, eccolo qua. Adesso voglio vedere le vostre manine al cielo, sulle mani, salutate bene, buone la lingua e maestre dietro alla bagna. Questa è la classe seconda della scuola primaria Alfredo Di Dio.